che tante volte sarebbe dovuto fare in passato e che invece oggi bisogna dare delle risposte ben precise. Quindi, come dicevo, ci saranno questi interventi. Chiedo adesso un saluto da parte del sindaco di San Giorgio, che vive soprattutto come sindaco le tante problematiche, anche sia a livello di persone che guardano all'ambiente, ma soprattutto anche i tanti lavoratori che da San Giorgio e da questo territorio poi lavorano in Ilva. Quindi conosce anche queste situazioni, forse come chi vive direttamente anche in fabbrica, quindi sente questi umori e quindi da questo punto di vista è necessario questo contributo. Poi ci sarà anche il saluto dal nostro segretario provinciale di articolo 1 e poi ci saranno tutti gli interventi che si concluderanno con le conclusioni dell'assessore Bovaccino. Prego sindaco. Grazie consigliere Fabiano. Buonasera a tutti i cittadini che sono presenti, buonasera all'autorità regionale, all'amico assessore Nino Bovaccino, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, Antonio Talò, Fabio Rizzo, Biagio Pisciano, Giuseppe Romano. E un saluto poi al segretario provinciale di articolo 1, Massimo Serra. Io, quando Stefano mi ha detto di questa iniziativa, ho subito sposato la sua idea, perché ritengo che l'argomento di cui questa sera sentiremo parlare, lo sentiremo perché io come voi voglio ascoltare dalla viva voce di chi sull'argomento ha competenza e ha il termometro reale di come stanno le cose, notizie e idee prospettive rispetto a una questione che davvero in parte in maniera drammaticamente puntuale sull'intero territorio della nostra provincia e anche e soprattutto sul territorio del Comune di San Giorgio, che rispetto alla questione occupazionale all'interno dello stabilimento ex Ilva, ex ArcelorMittal, adesso non so come definirlo, ha una posizione di estrema difficoltà. Moltissime famiglie di San Giorgio hanno a che fare con le vicende e le sorti di quello stabilimento. Perciò dicevo, ho accolto con soddisfazione ma anche con un po' di timore questo appuntamento. Timore non perché noi come amministrazione, io come sindaco, vogliamo sottrarci a discutere con i cittadini di questioni che sono di vitale importanza per le famiglie della nostra cittadina. Il timore è perché non si riesca e non si può riuscire a dare in questo momento quelle risposte e quella sicurezza che credo molti di voi, molti di noi in questi momenti vorrebbero avere. Io non mi azzarderò a dare dei suggerimenti o a ipotizzare soluzioni per questa vicenda, perché non ne conosco, non ho gli strumenti e probabilmente non ho neanche la capacità di incidere su quelle che possono essere le decisioni che dovranno essere prese necessariamente a livello di governo centrale. Mi limiterò piuttosto a raccontarvi di quello che io come amministratore di questa cittadina ho vissuto in questi giorni a fianco delle altre istituzioni e degli altri organismi che in qualche modo si avvicinano a questa vicenda per cercare di trovare una soluzione. Parlo degli incontri avuti con
con il Presidente del Consiglio a Taranto l'altra settimana, con gli incontri avuti in Confindustria, con quelli che si sono avuti in Regione Puglia, con quello che si sta prospettando nei prossimi giorni. Domani San Giorgio sarà a Roma per un incontro col Ministero insieme a Confindustria, sempre per discutere di queste vicende. È evidente che le problematiche non riguardano solamente i lavoratori diretti di ILVA, di ArcelorMittal, riguardano anche i lavoratori delle aziende che in qualche modo hanno a che fare con questa, con ILVA e con ArcelorMittal, che è già oggi una di queste aziende. Mi è giunta una nota poco fa, ha trasmesso un documento in cui ha significato ai sindacati delle difficoltà a pagare gli stipendi di questo mese per via di questa vicenda. Poi magari prego agli amici che interverranno dopo di me di dare conferma oppure smentire se così è questa notizia. Vi dicevo, mi limiterò a raccontarvi quello che è successo, non senza però rappresentarvi anch'io quelle che sono dei timori, delle perplessità che ho maturato in questi giorni, in queste settimane rispetto alla vicenda ISPA. Dico settimane perché la comunicazione di ArcelorMittal che voleva risolvere il contratto è stata una comunicazione che era quasi del tutto scontata, tenuto conto di come si erano svolte le vicende prima della data del 7 novembre. Voi sapete bene, perché l'avete vissuta da vicino più di ogni altro, che da quasi 8 anni l'ILVA è in gestione commissariale dopo le vicende penali che coinvolsero la precedente proprietà, e che da 7 anni a questa parte si sono susseguite una serie di ipotesi circa il destino di questo stabilimento, che poi sembravano aver trovato una via di risoluzione con l'affidamento al gruppo Mittal, che è il maggiore produttore mondiale di acciaio, di un contratto di affitto che avrebbe dovuto poi concretizzarsi in acquisto dell'azienda da parte del gruppo, se si fossero verificate alcune condizioni. Io qui il fatto di citazione di ArcelorMittal al Tribunale di Milano, che è un atto lungo 37 pagine, in cui Mittal ripercorre un po' tutta la vicenda, dicendo che concretizzando alla fine la sua volontà di andare via perché era stato tolto lo scudo penale. Bene, quest'atto di citazione era pronto praticamente lo stesso momento in cui loro hanno mandato quella lettera di risoluzione, e non credo che ci vogliano due minuti per mettere su un atto come questo. Quindi è evidente che la volontà del gruppo di andare via era maturata già nei mesi precedenti quell'atto finale. E tuttavia vi dico che nel corso delle riunioni che si sono avute negli ultimi giorni, il governo ha garantito rispetto a questa vicenda la massima attenzione possibile. Credo che alcuni di voi siano stati presenti alla venuta di Conte qui, e la creazione di una cabina di regia che deve porre Taranto al centro degli interessi nazionali, il che dovrebbe significare che Taranto diventa, come è giusto che sia, come era giusto che fosse già probabilmente da tempo, un problema per tutta l'Italia, non solamente per il territorio della Regione Puglia o per il territorio. E noi come istituzioni locali, a cominciare dalla provincia, dai comuni, tutti i comuni della, della,
del territorio, abbiamo chiesto che questa cabina di regia si faccia più presto, che vengano portate sul tavolo le proposte, le idee di sviluppo prospettiche di questo territorio, e che a questa cabina di regia possano partecipare non solo gli attori istituzionali, le parti sociali, i rappresentanti dei lavoratori, ma anche tutti i comuni della provincia di Taranto, perché possiamo volta per volta comprendere su quale direzione il governo, o comunque coloro che sono chiamati a fare questo piano strategico di rilancio di Taranto, le decisioni. Qual è il timore? Oggi, quale che sia la soluzione che verrà individuata, e noi ci auguriamo che la soluzione venga individuata al più presto, il timore che ho io è che la difficoltà a trovare una soluzione sia forse in secondo piano rispetto alla difficoltà di trovare una concordia sociale su questa nostra vicenda. C'è chi nella nostra provincia, a Taranto città, ritiene che l'unica soluzione possibile per risolvere i problemi ambientali di Taranto e le ricadute negative sulla salute dei cittadini di Taranto, e mi permetterei di dire anche della provincia, sia quella della chiusura senza se e senza ma dello stabilimento. E queste persone non vogliono neanche sentire parlare di altre soluzioni, perché l'unica alternativa che danno alla loro proposta di chiusura è quella di una guerra sociale. Cioè, per molti la non chiusura dello stabilimento di Taranto è un attacco alla vita, un attacco alla stessa sopravvivenza dei cittadini della città di Taranto e del nostro territorio. Per cui questa visione del futuro di Taranto si scontra con la visione di chi correttamente, per quanto è la mia personale visione, cerca di trovare una soluzione che contemperi le legittime aspettative dei cittadini di Taranto e della provincia, veder salvaguardata la propria salute e la salute soprattutto dei propri figli e la tutela dell'ambiente, con il mantenimento di livelli occupazionali e di benessere sociale che siano all'altezza di una società civile come quella che noi e la nostra generazione siamo abituati a vedere. E perciò dico che il timore è che non solo ci sia un ritardo da parte di chi sarà chiamato a svolgere questo difficilissimo lavoro, cioè quello di individuare le possibili soluzioni al momento drammatico che stiamo vivendo, cioè quelle di obbligare l'Intalla a restare, e notizia di qualche ora fa quella che i commissari stavano depositando un ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile, che per i non addetti ai lavori dico che è un ricorso che dovrebbe sospendere l'efficacia della dichiarazione di risoluzione del contratto che ha fatto Vittano, prima ancora che il giudice ordinario a pronunciarsi sull'esito dell'atto di citazione. Ho letto invece poco fa che probabilmente quel ricorso che doveva essere presentato oggi non è stato ancora presentato. Ritengo sommessamente che non sia stato presentato perché probabilmente per poter avere qualche speranza che quel ricorso possa essere accolto dovrebbe essere prima reintrodotto la cosiddetta tutela legale, il cosiddetto scudo penale, che in ultima analisi l'unico appiglio che Vittal mette alla sua richiesta di risoluzione anticipata del contratto.
però non voglio addentrarmi ancora di più in argomenti che probabilmente chi parlerà dopo di me potrà spiegarci meglio, perché vi dicevo all'inizio sono pronto ad ascoltare insieme a voi. Certo è che noi come istituzioni più vicine ai cittadini, dico noi come sindaci di tutta la provincia di Taranto, stiamo profondendo il massimo sforzo nel cercare di non trascurare alcune ipotesi, di non lasciare intentata alcuna via di soluzione al problema e di essere il più presenti possibile in tutti i tavoli dove questa vicenda verrà trattata. E lo facciamo consapevoli del fatto che solo la coesione di tutte le componenti istituzionali di prossimità del territorio, quali che sono i comuni, la provincia e anche la regione, debbano far sentire il fiato sul collo a tutti quelli che in qualche modo sono preposti a dare delle risposte alle legittime istanze di migliaia e migliaia di lavoratori e di famiglie che certamente stanno vivendo, credo, di non poter essere smentito, uno dei momenti più bui e più tragici della loro esistenza o quantomeno degli ultimi anni. Perciò quello che mi sento di potervi garantire, al di là della speranza, dell'auspicio che questa vicenda possa avere quanto prima una soluzione definitiva e che sia rassicurante per tutti voi, è quello che noi, io, l'amministrazione comunale di San Giorgio, le altre amministrazioni, gli altri sindaci, non trascureremo un secondo e non faremo mancare una sola volta il nostro apporto a qualunque appuntamento verrà di volta in volta fissato, stabilito, programmato a richiamare e a sollecitare tutti quanti siano componenti di comitati, di tavoli tecnici, di cabine di regia, a sollecitare perché si faccia tutto e soprattutto si faccia in fretta. Quindi io per il momento mi fermerei di qui, poi magari ci sarà l'opportunità di dire qualche altra cosa, lascerò la parola adesso perché chi dovrà parlarci magari di questioni più tecniche, qualcosa di più operativo possa farlo, soprattutto a beneficio di quanti di voi sono qui venuti perché vogliono conoscere quelle che sono le possibilità o quelle che sono le proposte che possono venire dal mondo dei rappresentanti dei lavoratori, che sicuramente è un operatore qualificato tutti quanti insieme a rappresentare in maniera pressante, corrente e puntuale le esigenze di tutti voi. Grazie per l'attenzione e scusatemi se mi sono dilungato oltre il consentito. Grazie a tutti. Anche da parte del segretario di articolo 1 di Taranto, Massimo Serio. Sì, io so pochissime cose. Diciamo, il tema di questa sera è un tema importante, si vede, diciamo, dalle facce. C'è molta sofferenza e qui non c'è, diciamo, adesso quello che c'ha la bacchetta magica oppure la ricetta pronta. È una situazione che viene da molto lontano. Che viene da molto lontano e che, come dire, ahimè, tanti mesi, tanti anni si è andato avanti a furia di a botta di decreto, un decreto dietro l'altro, eccetera. Diciamo che si sono rincorse le questioni, si sono rincorse le questioni. Io adesso questa sera, come rappresentante del partito, non vorrei, diciamo, dare lo scettro in mano ai sindacati o scaricare i sindacati. Vedete, la situazione è talmente complicata, talmente importante, talmente sofferta, perché purtroppo in questi anni si è talmente creato il tutto, la provincia di Taranto insieme a Taranto, insieme a quel grande stabilimento. Che cosa voglio dire? Cioè, l'economia di Taranto e della provincia girava intorno a quello stabilimento, e quello è l'errore, diciamo, madornale che è stato fatto, che non si può imputare
ai lavoratori, perché vedete oggi io in queste ore ho avuto contatto, non lo dico perché chi mi conosce, contatto con il nostro segretario nazionale in quanto ministro della sanità, gli ho chiesto direttamente che non si può, diciamo, pensare ad una parte ad esclusione dell'altra parte, perché le sofferenze ci sono ovunque, anche dove lavoro io, che sono un bancario, che lavoro in banca, è evidente che si è fermato il sistema, si blocca un sistema, ma è altrettanto evidente che si blocca anche la vita delle persone. Quindi la ricetta non è che io questa sera voglio prendermi, diciamo, un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra, c'è un problema vero, creato, incancrenito, che il governo questa volta deve fare fino in fondo la parte. Innanzitutto la prima cosa che deve fare il governo nazionale, il governo centrale insieme alla regione, mettere, diciamo, un punto fermo sugli abitanti dei tamburi. È evidente che si farà un ragionamento anche per quanto riguarda i lavoratori, ma non possiamo uscircene mettendo la rete da lì per evitare che le prove rimangano. Va presa in seria considerazione una decisione forte per quanto riguarda quel quartiere, perché in quel quartiere ci sono bambini, ci sono donne e uomini che oggi purtroppo vivono momenti drammatici. E vedete, l'appello che ho fatto io a Speranza e alla regione eccetera è perché, mentre Taranto ha tutte queste problematiche di ambiente, mi riferisco a Cementi, Reni, Ilva, chi ne ha più ne metta, è evidente che noi abbiamo anche un problema, scontiamo un problema vero sanitario. C'è un problema vero sanitario, perché a chi fa politica purtroppo deve anche dire, e deve dire la verità anche nei propri confronti, voglio dire, deve ammettere anche se ci sono delle problematiche. E se in questo territorio, come dire, dove ci accade di tutto, dove ci accade di tutto, basti pensare, in queste ore è successo qualcosa di importante, non so se qualcuno l'ha notato, mentre il sud ieri annegava, Matera per essere più precisi, è annegato, hanno fatto un servizio e è finita lì. Oggi invece sulle reti della RAI c'era l'emergenza Venezia. Questo che cosa significa? Che c'è un'attenzione maggiore, c'è un'attenzione maggiore nei confronti del nord, cioè continuiamo a prenderci in giro, continuiamo a dirci le grandi parole, continuiamo, diciamo, ad avere le pacche sulla spalla. Io venerdì sera, quando ho visto quell'atto importante, non vengo da, come dire, da una storia di poco fa, vengo da una storia, diciamo, molto lontana, che ho vissuto, diciamo, i partiti. Poi ho militato in un partito dove ho detto, a un certo punto, per lì volevo andare via perché non era più casa mia. Ma l'atto che ha fatto venerdì il Presidente del Consiglio, io è la prima volta che ho visto il Presidente del Consiglio lasciare i funerali di Stato di tre Vigili del Fuoco e piombare a Taranto, modificando diciamo, i piani di volo che c'erano al Ministero degli Interni. Perché dico questo? Perché queste cose le ho verificate personalmente con il segretario nazionale. Cioè lui è piombato a Taranto perché ha visto una sofferenza totale all'interno, diciamo, di Taranto e della nostra provincia. Quando dico questo non è che è andato prima dai lavoratori o dalle persone che non vogliono più l'Ilva, è che Taranto ha un problema vero, reale, e qui la classe politica, i dirigenti istituzionali, consiglieri, assessori, qui ci abbiamo meno coraggio, ci dobbiamo fare carico di mettere definitivamente un punto a questa situazione, che non è, diciamo, mettere un punto per adesso ho parlato io, poi scarico tutto ai sindacati. Anzi, io i sindacati in questo momento li ringrazio per il lavoro delicato che stanno facendo. È evidente che loro stanno soffrendo, con tutti noi stanno soffrendo, però c'è un punto, qui ci dobbiamo capire, non possiamo dire il lavoro è un diritto, la salute, lasciatelo dire, sono soltanto parole di facciata. Qui c'è un tema vero, che si lavora e si muore.
lì dentro c'è un problema e il governo si deve far carico. E queste iniziative che noi abbiamo fatto, io ringrazio Stefano, diciamo, e l'ospitalità pure del sindaco, dovranno servire anche ad alzare l'asticella, diciamo, del nervosismo, fatemi mettere così la cosa, anche ad alzare l'asticella del nervosismo, perché c'è bisogno di avere prove importanti, perché in questi anni ci siamo presi solo in giro, dal primo al secondo, al terzo, al quarto decreto. Abbiamo pensato soltanto a fare le passarelle, le ultime che sono state fatte dall'ex ministro Calenda per arrivare al presidente del Consiglio Renzi, eccetera, eccetera. Io credo che errori ne abbiamo fatti fin troppo. Credo che adesso bisogna mettere un punto fermo, anche, come dire, alterando la società, perché in questo momento abbiamo bisogno di prove forti, precise, per poter dimostrare che Taranto ha bisogno di aiuto. Taranto non ha bisogno soltanto di avere la pacca dietro la spalla, ha bisogno di aiuto, l'aiuto sanitario, aiuto ambientale, aiuto del lavoro. C'è bisogno in questa provincia, nella Puglia, che veramente si mettano le mani alla coscienza. Grazie. Franco Rizzo è il segretario dell'USB. USB. Grazie per l'invito, grazie a tutti, grazie a Tiro Lugno, grazie al Comune di San Giorgio, grazie a Mino Boraccino. Diciamo che oggi partiamo al contrario, perché io non ho condiviso, e lo dico in tutta onestà, l'esposizione che il sindaco ha fatto rispetto a quella che rischia di ridiventare, come dire, una storia già scritta tanti. Noi ci troviamo in queste condizioni, lo devo dire in maniera chiara, molto probabilmente perché negli anni abbiamo sperato, come dire, che avesse il miracolo a Taranto. E in questi giorni, diciamo, la cosa è preoccupante, i mezzi di informazione a livello nazionale fanno passare un messaggio completamente sbagliato su Taranto. Messaggio che l'unico problema di Taranto è il problema occupazionale. Beh, io lo dico in tutta onestà, abbiamo una città che sta morendo. Abbiamo mamme che hanno perso i figli, abbiamo un quartiere che è devastato da quella fabbrica, abbiamo dipendenti di quella fabbrica, che vengono devastati a causa delle malattie. E la politica? E la politica oggi, purtroppo, ci pone di nuovo di fronte al gatto. Perché noi siamo operari gattati, questo bisogna dire. Dipendente Ilva di Taranto, o ArcelorMittal, è l'operaio più ricattato che esiste oggi in Italia. Perché tutte le mattine deve scegliere fra timbrare il tesserino e percepire lo stipendio, sapendo però che sta purtroppo entrando in quella fabbrica a rischiare la vita, una fabbrica che inquina, che fa migliorare la madre dei propri familiari. Il compito della politica dovrebbe essere quello di sciogliere questo nudo. Ma il paradosso qual è? Che nel 2012 ci hanno spiegato che avevano una ricetta per risolvere la questione. Anche là, classe politica, come dire, qui è quello che è. Classe politica che nomina prima un commissario, Bondi ha un'idea, che noi non condividevamo, io lo dico, un'idea della decarbonizzazione. Però a un certo punto cambia lo scenario politico e cambiano i commissari. Cambiano i commissari e anche là si decide di cambiare la linea. E a un certo punto si dice che la soluzione per Ilva di Taranto è il privato. Io lo dico perché abbiamo fatto 5 anni di dibattito all'interno della fabbrica in cui l'USB diceva che bisogna nazionalizzare e, come dire, c'era un'altra posizione di altri sindacati, soprattutto la CISL, che diceva il privato. Beh, noi abbiamo sottoscritto un accordo l'anno scorso, il 6 settembre, abbiamo sottoscritto anche noi, in cui c'erano una serie di aspettative, in cui ci avevano promesso di venire qui, di avviare in confronto con il territorio, quello che veniva non avevano avviato, in cui ci hanno spiegato che loro erano i migliori nel mondo e che riuscivano, come dire, a mantenere in equilibrio la questione del lavoro e quello dell'inquinamento. Ci hanno detto, tra l'altro, che dal punto di vista lavorativo erano i numeri uno, dimostra il fatto che Arso è il primo produttore di acciaio per il mondiale. Il problema è che, firmato l'accordo, dal giorno hanno lavorato per disimpegnarsi, ma l'hanno fatto anche in maniera intelligente. Io in diverse riunioni al Ministero, in presenza di diversi ministri, l'ultima è stata Di Maio, ho
ho detto in maniera esplicita che l'atteggiamento di Arsenor era l'atteggiamento di colui che cerca di svincolarsi per andare e gli serve il capo espiatorio. Infatti io, in alcune riunioni, dopo questo articolo 28, perché anche là nella scelta del personaggio, come dice stato il primo, no? Il primo segnale che non c'era la volontà di avere un rapporto vero con il territorio. Siamo andati in tribunale e gli abbiamo proposto, a un certo punto abbiamo detto: guarda, avete perso, però mettiamoci d'accordo, troviamo una soluzione, perché noi non vogliamo caricare, troviamo una soluzione per questi dipendenti che avevano il diritto di stare dentro. La risposta è stata no. Perché dall'inizio probabilmente c'era l'idea di venire a tanto, depredare questa città e poi andare via però con la scusa di essere stati lasciati. Tra le righe della lettera di recesso che loro scrivono, a un certo punto mettono anche in evidenza che l'accoglienza non è stata delle migliori. Al netto di quelle sciocchezze che ancora oggi qualcuno dovrebbe tacere, continua a ribadire che il capo Calenda, che è l'artefice politico di questo disastro, continua a dire, cioè i famosi 4 miliardi e 3 di investimenti, io lo dico, sfido chiunque a dire dove hanno speso un euro all'interno della fabbrica, perché quella è una fabbrica che sta cadendo a pezzi. Noi non eravamo per la chiusura della fabbrica, ci abbiamo i piedi per terra, siamo 22, io sono 22 anni che ci lavoro a te, ma non ci sono più le condizioni oggi. E quando uno mi dice che dobbiamo trovare l'equilibrio, mi sta dicendo una sciocchezza, perché fabbriche di quelle dimensioni, con quella tipologia di produzione, non esistono compatibili. In Belgio, o chi si riempie la bocca dicendo in Germania hanno buttato a terra e ricostruito fuori centralità. In Belgio, la stessa Ilva di Ghent, Arcelor Ghent, è una fabbrica che si trova a 7-8 km di distanza dai centri abitati. Non inquina peggio dell'Ilva di Taranto. Noi ci siamo stati in vista, i parchi minerari sono sulla sponda del fiume, il fiume è nero, cadono centinaia di tonnellate all'interno del fiume. Il punto qual è? Il punto è che Arcelor non solo ha disatteso, ci ha preso in giro. Qualcuno diceva fare investimenti, io ho sempre risposto, i soldi mi sembra che li vuole da noi. E noi che dobbiamo fare? Dobbiamo avere il coraggio di fare quello che non si è fatto fino adesso, noi glielo dico, perché qua il ragionamento è assurdo. Cioè qui a un certo punto, quando tu dici così non va, bisogna tutelare la salute perché a tanto si muore, la risposta della politica in generale, qual è l'alternativa? Beh, io lo dico alla politica, Mino le ha sentite queste parole così quanto noi eravamo presenti a Palazzo Chigi. La politica sta lì perché deve trovare le soluzioni. Non siamo noi che dobbiamo dire facciamo questo piuttosto che quell'altro, noi siamo cittadini e partiamo da un presupposto, qualcuno ci deve spiegare perché a Taranto non abbiamo gli stessi diritti di coloro che stanno a Genova o a Trieste, perché lì le acciaierie si sono chiuse per tutelare la salute delle persone e sono 50 volte più piccole dell'Ilva di Taranto. E qualcuno mi deve spiegare perché i miei figli non hanno gli stessi diritti dei figli di quelli che stanno a Genova, perché tra l'altro in quel tavolo al Ministero, e Antonio c'era, e le ha sentite quel tavolo, così come c'era Mino Boraccino, il segretario Furlando, la CISL, che ha firmato la... che ha partecipato alla sottoscrizione dell'accordo di programma, ha ammesso candidamente che all'epoca si è fatto una scelta e si è tutelata dalla salute dei cittadini di Genova, sacrificando purtroppo quella dei tarantini. Questa è la verità e di questo dobbiamo parlare. Poi che passa, lo sta ricattando. Guardate, la questione dell'appalto è chiara, la parte più debole, perché anche qua dovremmo dire le cose come stanno. Le fatture, tante delle fatture scadute che Arsenor non sta pagando, sono fatture antecedenti al 4, quindi fatture del mese scorso, quindi c'è dolo, c'è premeditazione, perché probabilmente, come dire, deve far scoppiare la contraddizione, perché è chiaro, l'ho detto prima, siamo ricattati, se non prendi lo stipendio come lavoratore fallisci, il lavoratore dell'appalto è quello più colpito in questo momento. E questa è la verità. Ma la politica non ci può dare soluzioni, io lo dico, con tutti, cioè uno. Io capisco pure la difficoltà, però la soluzione della politica è lo scudo penale, cioè lo mettiamo, lo ritogliamo, lo rimettiamo, lo ritogliamo. Io non ci ho capito più niente, mi alzavo la mattina e c'era il pomeriggio, a mezzogiorno non c'era più, ci siamo proprio, come dire, divertiti a dare il meglio di noi stessi, ma il paradosso è che poi lo riproponiamo, c'è stato un emendamento che fortunatamente è stato rigettato, lo riproponiamo, addirittura allargato, dice modifichiamo l'articolo 51, sì, modifichiamo. Così diamo la disponibilità, la licenza di ammazzare a tutti. Perché giustamente qualcuno dice, ma scusa, ma possiamo dare la licenza di uccidere solo a Tarzan? No, diamo a tutte le aziende. Ma diamo la licenza di uccidere, a un certo punto, nell'emendamento che viene presentato,
al netto di quello che dicono i parlamentari di Italia Viva, perché poi il nome del partito è bello, Italia Viva, che presenta l'emendamento in cui si dice che la responsabilità penale amministrativa del commissario o straordinario dei soggetti in questo deputato praticamente sono esenti in materia ambientale di tutela della salute, dell'incomodità pubblica e di sicurezza sulla luce, cioè praticamente tutto, cioè mancano solamente un rotabile capo di casa, eccetera. Gli abbiamo dato tutto, abbiamo tentato di dare tutto, fortunatamente non è passato. Beh, la politica non deve essere questa, scusate, e che politica è questa? Cioè scarica il problema sui lavoratori, o la politica che dice do un po' di cassa integrazione, o la politica, guardate, lo dico da cittadino, non da dipendente. Cioè è gravissimo che una multinazionale viene qui, non fa assolutamente nulla di quello che ha promesso e si permette il lusso di ricattare. E noi che abbiamo anche la capacità di dire sì, seguiamoci e ragioniamo, stiamo scherzando. Cioè ma che immagine del paese si dà, visto che si riempie una porta dicendo qualcuno ci ha spiegato, dice ma facciamo scappare gli investitori. No, adesso se continuiamo così, verranno tutti in Italia perché avranno capito che qui si può venire a fare quello che ognuno vuole e andare via. E c'è qualcuno che ha parlato di dare proprio. La corruzione è l'intervento pubblico. Quindi lasciamo la salmenta, sì, questo è il paradosso, cioè dopo non hai fatto niente, ci ammazzi, ci hai impianti in quelle condizioni. Hai tra l'altro fatto una campagna pubblicitaria senza precedenti perché avevo raccontato a tutti che facevano, spendevano, non era vero. A un certo punto abbiamo preso i soldi nostri, i soldi dei contribuenti, cioè io devo andare a lavorare, devo pagare le tasse perché devo dare i soldi all'Alzano perché devo continuare ad ammazzare il territorio tarantino. Anche dal punto di vista economico, perché una delle cose che non si dice. Ma scusate, il beneficio di Alzano in quella fabbrica qual è? Guardate, io lo dico, al netto dei 1.700 che stanno fuori i ragazzi in cassa integrazione, c'è un altro problema, quello che è successo nell'appalto. Cioè tu hai messo in condizione le aziende locali di accettare un diktat bruttissimo, è chiaro che a un certo punto ti chiama a Taranto, una città in cui il tasso di disoccupazione, se non sbaglio, è altissimo, e ti trovi di fronte al fatto che devi scegliere se lavorare in quelle condizioni con quella paga oppure rimanere disoccupato, perché le parole famose ci vengono, ci ripetono spesso, e sai quanti ce ne stanno fuori che vogliono andare a lavorare? E questa è la risoluzione della politica, ma io lo dico, saremo anche impopolari, non vogliamo la chiusura senza se e senza ma. Noi abbiamo parlato di un accordo di programma a tutela, poi qualcuno mi deve spiegare perché a Genova si può fare, a Taranto no, qualcuno dice ma sì dottor Mir, non è un problema mio, noi abbiamo, scusate, abbiamo un primo ministro che ha avuto il coraggio di venire a Taranto. Adesso la politica ha il coraggio di essere conseguenziale. Che cosa può accadere? Io dico solamente che se avete un po' di coraggio, se abbiamo un po' di coraggio tutti insieme, probabilmente fra qualche anno riscriveremo la storia. Perché il rischio oggi, sapete qual è? Che concederemo un altro pezzo ad Arzelo. Ricreiamo lo spezzatino che abbiamo fatto con l'Italia, perché questa storia, io l'ho detto in assemblea un anno e mezzo fa, prima della firma dell'accordo. Questa storia è molto simile alla questione dell'Italia. Con una differenza, noi abbiamo il dramma, come dire, della salute, dell'ambiente, ma all'Italia, lo voglio ricordare a me stesso, quando inizia la storia, 13-14 anni fa, parlavamo di 22-23 mila lavoratori, ad oggi siamo a 10 mila, e c'è un'altra procedura per andare a dimensionare ancora di più, cioè stanno facendo mano a mano lo spezzatino, mano a mano lo spezzatino, stiamo concedendo ogni volta di più, e si parla di economia nazionale. Scusate, la posso fare una domanda di questo famoso 1,4 di PIL? Ma sul territorio di oggi che cosa rimane? Scusate, grazie. Giuseppe Romano, GL Taranto. Piombo. Buonasera e grazie, diciamo, agli organizzatori. Grazie soprattutto perché mi riferisco, diciamo, al partito che ha organizzato questa iniziativa, ha avuto, diciamo, un po' di coraggio dal punto di vista temporale collocare questa iniziativa, nel senso che ci troviamo, qualcuno la chiama una tempesta perfetta, qualcun altro, diciamo, la chiamo in maniera diversa, ma è evidente che siamo nel bel mezzo di una situazione che è drammaticamente complessa.
Lo è per le cose che sono state dette sino ad ora. Le ha ricordate il sindaco, le ricordava anche Franco, rispetto al dramma che si vive in primo luogo per i lavoratori e, diciamo, in secondo luogo quando escono da quella fabbrica diventano cittadini, ovvero la contrapposizione tra i due diritti costituzionali della salute e del lavoro. E la mia riuscita, fatto, diciamo, la fotografia del momento attuale, è particolarmente complicata. Io evito di fare la storia, però ci tengo a evidenziare due questioni. Questa storia esplode a luglio del 2012 con il sequestro da parte della magistratura dell'area accanto, perché lì si commettevano dei reati. Ci ritroviamo alla fine del 2019, cioè dopo 7 anni e mezzo, sempre, diciamo, in quella situazione ad un video, e i famosi 7 anni li abbiamo persi inseguendo un modello industriale che è rimasto così com'è. Questo lo dico perché è evidente che l'onere della politica, diceva poco fa appunto Franco, è quella di programmare, progettare la prospettiva futura. Ora, senza girarci attorno, la politica industriale, qualunque essa sia, in Italia possiamo definire che manchi da almeno 20-25 anni. Ed è evidente che si rincorre rispetto alla necessità di mantenere in piedi uno dei paesi industriali in Europa più consistenti, mi pare sia il secondo, rispetto ad una produzione che è oggettivamente dannosa per la salute. Come si tengono insieme le due questioni? È evidente che non ci possiamo, diciamo, ridurre agli ultimi 5 minuti per cercare di uscire dall'impasse. Uscire dall'impasse significa sostanzialmente trovare una soluzione che tenga inesorabilmente conto della necessità di salvaguardare la salute di cittadini e lavoratori e dall'altro lato la questione non solo occupazionale ma anche di tenuta socio-economica di un territorio. E quindi la posizione attuale del governo e in particolar modo del Presidente del Consiglio, che sì, ha avuto il coraggio di venire a trovare i cittadini di Taranto, i lavoratori, si è fatto quel giro, va bene, lo abbiamo apprezzato, ma è evidente proprio per questo meccanismo che ha messo in moto, noi attendiamo adesso delle proposte e delle risposte. Tenendo presente una cosa, io non so, stiamo provando in questi giorni a denunciarle ad ogni lato in tutti i modi. Dentro la fabbrica, per chi ci entra ogni giorno, è evidente che non c'è più una proprietà, nel senso che è in fuga, è già andato via. Quella fabbrica è destinata alla consunzione nel giro di qualche settimana e questo rafforza e carica ancora di più di responsabilità il governo, rispetto al quale ci aspettiamo delle risposte, risposte di prospettiva, perché è altrettanto evidente che risanare la fabbrica non è anche ferma, vorrei dire, non è semplice, non risolve il problema sanitario a Taranto. E quindi la responsabilità e il peso che il governo ha in questo momento è drammaticamente pesante. Nel 2012, poi nel 2014, veniva ricordato poco fa, c'era un meccanismo, sono stati, diciamo, presentati alcuni piani che avevano un'idea diversa di poter produrre l'acciaio, diciamo, abbassando le cosiddette emissioni inquinanti. Quell'idea poi è stata superata perché
probabilmente non si è riusciti a trovare, o per altri interessi che non voglio neanche immaginare, ma non lo immagino, non si è più percorso quella strada, ovvero la possibilità, attraverso l'innovazione tecnologica, di migliorare e diminuire totalmente non si può, perché comunque ci prendiamo in giro, tutto l'acciaio non è a impatto zero, questo lo sanno tutti. Però, partendo dall'esperienza che abbiamo avuto e che abbiamo fatto su altri stabilimenti, è possibile tenerli, diciamo, come riferimento perché è possibile produrre acciaio in altre parti d'Europa, per esempio. Prima veniva citato il caso di Duisburg, anche lì centinaia di milioni di investimenti privati di una società che ha, in tempi non sospetti, parliamo del 2008-2009, pensavo di investire per migliorare dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista dell'impatto ambientale quella fabbrica. Hanno spostato di chilometri le droghierie rispetto alla città, hanno rifatto gli antifondi, hanno utilizzato le migliori tecnologie allora possibile da usare. C'è un modello che si può seguire da altre parti, è possibile farlo. Si può ridurre la quantità della produzione? Sì, certo, si può. Bisogna avere però le idee chiare. Evidentemente, ma questo l'abbiamo sempre detto, non si può replicare il modello industriale che abbiamo vissuto per 60 anni. Quello non si può, perché evidentemente produce e dà delle ricadute ambientali e sanitarie insostenibili. Ora, arrivando agli ultimi 5 minuti, come si suol dire, siamo davanti, purtroppo nuovamente, davanti a una sorta di ricatto, nel senso che è nel ricatto chi comincia a pagare, appunto, il ricatto è l'anello più debole di tutta la catena, sono i lavoratori delle ditte delle imprese dell'appalto. Noi questa storia l'abbiamo già vissuta nel 2015, quando ci fu la dichiarazione dell'amministrazione straordinaria e quando le imprese capirono che attraverso la procedura concorsuale non avrebbero più potuto esigere i loro crediti. La sensazione è che ci stiamo ritornando, con una differenza: è evidente che se ci sono delle fatture già scadute, se ci sono dei crediti che sono esigibili perché c'è stato il lavoro dei lavoratori, perché c'è stata la fornitura, è evidente che quei crediti andranno necessariamente saldati, altrimenti non riusciamo a questa storia. Però chi comincia ad avere sulla propria pelle il ricatto nuovamente di questa storia sono appunto i lavoratori delle ditte d'appalto, molti dei quali questo mese non riusciranno a percepire lo stipendio, molti dei quali probabilmente da lunedì gli sarà comunicata la procedura di cassa integrazione. È evidente che bisogna accelerare, e concludo, perché noi oggi facciamo un'analisi della situazione sapendo che stiamo in mezzo al guado. Quando prima dicevo avete avuto coraggio di organizzare questa iniziativa in questo momento, lo ribadisco, perché noi siamo in mezzo al guado. C'è un governo che dovrebbe dare delle risposte, che ripeto ci ha messo la faccia, però attenzione, rispetto al dualismo tra salute e lavoro dobbiamo assolutamente uscire dall'ambiguità e dare risposte. È esigibile a tutti, però c'è l'ultima cosa fondamentale che non bisogna perdere di vista. Il fattore tempo non è un fattore che non possiamo considerare. Cioè, noi abbiamo, se va bene, un paio di settimane, 3 settimane di tempo. Se ho capito bene, lo chiedo al sindaco che è, diciamo, investire. La prima udienza rispetto al ricorso presentato dalla Senatorità è stata fissata a maggio del 2020. Cioè, voglio dire, che cosa stiamo guardando? Noi tra 3 settimane non esistiamo più e ci rimane la fabbrica, l'inquinamento e le risorse. Che c'era oggi, avrà
avrebbero dovuto commissari. I commissari oggi avrebbero dovuto depositare il ricorso dell'articolo 700 che anticipa a giorni praticamente l'udienza in cui il giudice che sarà chiamato a pronunciarsi sull'atto di citazione dovrebbe sospendere gli effetti della risoluzione richiesta da Azionista, cioè costringere Azionista a continuare a tenere fede ai contratti sottoscritti. Questa è la soluzione che hanno individuato i commissari, evidentemente con i legali della proprietà che è lo Stato. Oggi avrebbe dovuto essere depositato, leggevo ieri sera. Ho letto qualche minuto prima di venire qua che non era stato ancora depositato il ricorso ex articolo 700. Probabilmente lo faranno domani, sempre notizie che io apprendo ovviamente non da fonti certe ma dalla stampa. E quindi è evidente che la questione del tempo a cui tu facevi riferimento è una questione che è nelle attività e nella mente di chi sta operando per scongiurare gli effetti devastante di una fuoriuscita così repentina come quella che ha voluto preannunciare il padre. Tra l'altro il presidente Conte, quando ci siamo incontrati venerdì sera, aveva detto che, e lo ha ribadito anche il sottosegretario Turco in una intervista fatta al Sole 24 Ore, l'ipotesi che gli stipendi vengano garantiti attraverso un intervento straordinario di cassa depositi e prestito comunque della proprietà è allo studio del Consiglio dei Ministri, che dovrebbe essere comunque fissato anche quello a giorni, perché si possa fare fronte estrema razio anche a quella ulteriore forma di tutela. È evidente che stiamo ragionando, siamo qui questa sera e io ringrazio voi che siete qui, che siete venuti anche voi a confrontarvi con un auditorio molto, molto, molto sensibile dal punto di vista. Stiamo parlando di questioni che si stanno susseguendo negli ultimi minuti, nelle ultime ore, quindi nessuno può dare delle notizie certe che non possano essere smentite dopo qualche minuto o essere modificate dopo qualche minuto. No, vabbè, comunque avevo terminato il concetto, lo ribadisco veramente. Le risoluzioni bisogna trovarle, ripeto, rispetto alle due questioni principali, bisogna però chiaramente fare in fretta e a questo punto è chiaro che il governo che deve dare delle risposte le deve dare quanto prima. Grazie. Sì, grazie a tutti, buonasera, ovviamente ringrazio il sindaco e il dottor Serio, Coracino, ovviamente anche tutti gli invitati. Allora io parto da una condizione, che non c'è nessuno che ovviamente parla solo di occupazione, quindi mette al centro della condizione solo del lavoro, ma è chiaro che noi abbiamo sempre detto che una fabbrica che automaticamente non sia rispettosa di ambiente e di salute, è chiaro che una fabbrica che non solo ha le difficoltà, ma che le persone che lavorano all'interno della stessa fabbrica non solo non si devono ammalare, ma non si devono ammalare nemmeno chi sta all'esterno. Volevo ricordare all'amico Franco che non è il sindacato che sceglie le multinazionali, perché ovviamente c'è stato un bando aperto dove hanno partecipato le multinazionali, il sindacato non è stato minimamente interessato. E fra l'altro dobbiamo anche capire che siamo in una situazione per cui Taranto, oltre ad avere
il problema di sanitario che ci sta e ci sta tutto e il problema ambientale, adesso ovviamente anche il problema sul lato occupazionale che si aggiunge già alle questioni che Taranto non solo affronta oggi, ma che Taranto ha pagato negli anni passati e continua a pagare con caro prezzo. È chiaro che di fronte ovviamente alle questioni sia della salute sia dell'ambiente o ai drammi che ogni lavoratore o cittadino, perché i lavoratori sono anche cittadini, che sono all'interno di quella fabbrica e tutti i drammi che vivono le famiglie, è chiaro che le cose devono essere ovviamente non solo migliorate, ma devono essere affrontate subito. Io voglio solo ricordare e fare un passaggio su quella che è la situazione. La situazione è sotto gli occhi di tutti. Qualcuno ha detto che il sindacato non ha la bacchetta magica, ed effettivamente è così, noi non abbiamo la bacchetta magica. Però quando la stessa ArcelorMittal ha aperto la procedura ex articolo 47 per intenderci la restituzione degli asset sia dei lavoratori dipendenti a Ilva in amministrazione straordinaria, il sindacato chiaramente non è stato a guardare. Fra l'altro vi dico anche questo: c'è una multinazionale che viene praticamente a Taranto e noi l'accordo l'abbiamo sottoscritto, e se diciamo non solo tre organizzazioni sindacali, l'ha sottoscritto anche USB, e se diciamo che in quell'accordo, se applicato nella sua interezza, le questioni possono essere risolte, perché in capo anche al governo, perché abbiamo dato merito, abbiamo detto che Conte ha messo la faccia e ha avuto coraggio a venire a Taranto, ma non bisogna dimenticare che in questa situazione si è arrivati, perché le cose poi bisogna dirle tutte, e non è che uno se parla in questo modo è a favore di Mittal o è contro Mittal. Qui si tratta di essere in una situazione per cui c'è di mezzo a questi due fuochi i lavoratori e i cittadini, che non possono pagare il caro prezzo sia sulla salute sia sull'ambiente e sia sul lavoro. Allora Mittal che cosa fa? Non solo mette in discussione in maniera unilaterale l'accordo sindacale, perché fino a prova contraria Mittal al governo ha dichiarato i 5.000 superi, ma col sindacato non si è mai seduta, e quando purtroppo le cose vengono cambiate in corso d'opera e si fornisce alla stessa multinazionale l'alibi per poter disimpegnare o disimpegnarsi, le responsabilità non sono riconducibili alle organizzazioni sindacali, ma molto probabilmente le responsabilità sono riconducibili al governo, perché in questo caso se il governo non avesse fatto e non avesse cambiato, anche perché ricordo che noi quando abbiamo fatto l'accordo sindacale il 14 settembre 2018 c'è stato un contratto che si è dato sia dal governo, in quel caso con il ministro Di Maio, e sia ovviamente con i vertici di ArcelorMittal, dove c'è scritto chiaramente, al di là di Calenda che avrà avuto anche le sue questioni e i suoi problemi, dove c'è scritto chiaramente che a fronte di un cambio, di un provvedimento legislativo, automaticamente ArcelorMittal avrebbe avuto la condizione di recedere dal contratto. Allora questa cosa va detta, perché è quanto è accaduto, e anziché in questo momento obbligare ArcelorMittal al rispetto degli impegni, ArcelorMittal che cosa fa? Con un atteggiamento arrogante e cinico apre non solo la procedura ex articolo 47, ma fa pure di più: oltre alla procedura ex articolo 47 dichiara che ci sono 5.000 esuberi, cioè sostanzialmente ArcelorMittal ha modificato in maniera unilaterale l'accordo sindacale, e non è un di cui quando noi diciamo che l'accordo c'è ed è quello,
e contiene tutte quelle che sono le soluzioni e le condizioni, anche perché nella procedura ex articolo 47, il giorno stesso che ArcelorMittal l'ha aperta, già le aziende dell'indotto, che sono circa, contano 6.000 presenze, già le aziende dell'indotto hanno comunicato a Confindustria l'apertura di cassa integrazione ordinaria, e fra l'altro stamattina si sono aggiunte altre aziende che hanno comunicato e molto probabilmente ci potrebbero essere serie ripercussioni sui pagamenti. Quindi la questione adesso è che in una fase del genere c'è il rischio che possa essere sconfitto sia la salute, sia l'ambiente e sia il lavoro. C'è l'amministrazione straordinaria, per cui in quello stabilimento è stata per circa 6 anni, quasi quasi il prezzo dell'amministrazione straordinaria è stata pari agli investimenti annunciati di ArcelorMittal, e uscendo dall'amministrazione straordinaria in quegli anni non solo non si sono fatte le manutenzioni, non solo l'amministrazione straordinaria non ha rispettato la revisione, quindi l'autorizzazione integrata ambientale, ma si sono perse ovviamente mercato, commesse e quant'altro, e la situazione non era idilliaca, dove tutto il sindacato l'ha denunciata. Oggi come oggi adesso ci sta questo altro problema, per cui ArcelorMittal in maniera irresponsabile apre procedure ex articolo 47, si difende nel dire non sono io che non ho rispettato l'accordo, ma è qualcuno che ha cambiato le carte in tavola, quindi nella realtà dei fatti si è fornito l'alibi ad ArcelorMittal di disimpegnarsi. Diversamente invece, se non ci fosse stato quell'alibi, ArcelorMittal sarebbe dovuta non solo brindata a rispettare l'accordo, ma non avrebbe in maniera unilaterale dichiarato i 5.000, che per noi, per tutto il sindacato, abbiamo già detto che è inaccettabile. È chiaro anche sul tema delle bonifiche, io lo parlo perché parecchi utilizzano Bagnoli, ma nella realtà dei fatti già di fronte allo stabilimento ArcelorMittal ci sta la Sanac. La Sanac è chiusa da oltre 10 anni, altro che bonifiche, sta lì a marcire. Allora a Conte noi gli abbiamo detto una cosa, abbiamo detto ci sta un piano B, sì o no? Perché in questa fase ricollocare 20.000 dipendenti, c'è un piano B sì o no? Il governo ci ha risposto che non c'è nessun piano B. Allora noi riteniamo che non solo Taranto deve avere i riflettori accesi ogni giorno, Taranto non si può ricordare di Taranto solo nelle campagne elettorali, scusate se lo dico, perché di questo si tratta, solo nelle campagne elettorali. Allora Taranto ha una serie di problemi, bisogna fare degli interventi seri e mirati, perché nessuno né si può ammalare, nessuno può perdere il posto di lavoro, e ovviamente tutto quello che bisogna realizzare in termini ambientali deve essere realizzato. Anche perché in una questione del genere io credo, lo diceva prima Romano, io credo che ci troveremo sostanzialmente non solo molto probabilmente a una Bagnoli 2, ma in questo caso perderebbe l'ambiente, la salute e il lavoro. Grazie. Franco è sincero, cerco di essere, prendo la battuta. Buonasera. Già, se mi interrompo, stiamo seguendo con molta attenzione ognuno dei vostri concetti, però alla fine dateci la possibilità di fare pure un piccolo intervento. No, non sono degli interventi. Però anche per non combattere, perché ci troviamo due lazzature. No. Ho chiesto scusa, cioè non stiamo facendo nulla di male. Se c'è la possibilità almeno di controbattere noi lavoratori con piccoli interventi, almeno date la possibilità a 2 o 3 persone di non sono primo, no, noi stiamo seguendo loro quello che stanno dicendo loro, non tempazzi, ma avrebbe fatto la diretta, se avrebbe fatto da solo che si fa. No, chiedo scusa, ma se c'è la possibilità. Cerco di. Sono io che presido, quindi
per me non ci sono problemi, però c'è chi l'ha organizzata che ha il diritto di farlo come crede. Grazie di questo incontro. E che dire, oltre a quello che hanno detto tutti i colleghi, poi il rischio è che ognuno si trovi la sua giustizia, il suo motivare le proprie ragioni. Penso che è partita dall'altro giorno in regione una chiamata all'unità e a trovare un'unità di intenti, che io credo, e lo dico grazie anche per questa sera, ma io credo che siamo drammaticamente in ritardo. E lo dico, io ho vissuto l'Ilva pubblica, in Tarsito, poi il passaggio di Riva, e poi il passaggio all'amministrazione straordinaria e il passaggio da Zonita. Credo che abbiamo completato tutti i passaggi. Ci rimane l'unità di intenti, ma io credo, ho detto, che siamo drammaticamente in ritardo. Perché chi va nei coffee shop, parlo dei ministri, purtroppo che continuano a parlare alla pancia delle persone e non agli interessi delle persone. Quindi il problema è questo. Oggi ci siamo, perché bisogna dire dove siamo, se no rischiamo di fra tre giorni. Io non sarò fra quelli che dicono, ma tu lo sapevi. Allora rischiamo di parlare di cose che non succederanno. Allora, per dirla tutta, chi un filo, però due o tre esempi per capirci, chi continua a dire togliamola ad ArcelorMittal e diamola allo Stato. ArcelorMittal l'ha lasciato, non è che lo togliamo, l'ha già lasciata, perché ArcelorMittal il suo terno l'ha già fatto. Ha eliminato un concorrente che dava fastidio, che faceva acciaio di qualità, poi come lo faceva, è tutto da dire, e si è portato via il portafoglio di niente. Quindi domani non so chi verrebbe, e chi continua a dire, l'ho sentito pure stasera, la nazionalizzazione di cosa, ma chi? Dimentichiamo che per 7 anni, dal 2012 a 2018, anzi a novembre di quest'anno, quindi quasi alla fine del 2018, ci ha gestito lo Stato italiano. Andò, non è uguale però. Lo Stato italiano, no, fammi dire, forse stiamo dicendo la stessa cosa. Fatemi dire, però, io non ho interrotto nessuno. Lo Stato italiano che ha prodotto un sacco di guai, perché lo Stato italiano in 7 anni, è stato detto dai miei colleghi prima, da Franco, ma a partire da Franco, per 7 anni non ha fatto tutte quelle misure e non ha posto tutte quelle cautele che doveva fare, che noi abbiamo rincorso per 7 anni. In uno stabilimento, udite, sequestrato, questa è la realtà. In uno stabilimento sequestrato è dato la facoltà d'uso, dove in quello stabilimento si sono continuati ad ammalare dentro e fuori, dove in quello stabilimento ci sono stati infortuni gravi ed anche mortali. Allora, però eravamo sotto l'egida dello Stato e sotto sequestro. E allora siamo al dunque della storia, perché l'accordo ci avevamo creduto tutti in una riconversione, ma non in una riconversione di quella che qualcuno dice senza sapere cos'è e cosa dovremmo fare. Noi abbiamo creduto, e credo tutti quanti, forse vi compresa, che quella fosse veramente la volta giusta per cambiare radicalmente quello stabilimento. Ci siamo accorti il giorno dopo, credo. Dal giorno dopo abbiamo cominciato a fare denuncia, a essere a mano, di più ne ha fatto già, però completamente inascoltati. E abbiamo permesso ad una multinazionale, che non è la prima e non sarà l'ultima, perché questo Stato italiano non prende, arrivano le multinazionali, fanno i stracavoli loro, e se ne vanno senza che nessuno sia in grado di fare un minimo di danno, senza nessuno che sia in grado di tirargli almeno l'orecchio. E allora noi stiamo parlando oggi di un tentativo, lo dico al sindaco, sicuramente da elogiare, ma sicuramente io credo al tempo scaduto. E allora noi dobbiamo guardare in faccia questa realtà, senza che inseguire fantasmi di chi lo Stato nazionalizzare, noi siamo
in uno stabilimento che ormai è chiuso, perché dobbiamo aspettare 2-3 settimane, e che senza nessuna prospettiva di cosa si fa dentro e di cosa si fa fuori. Perché il dramma è questo, che noi parliamo di piano B, parliamo di riconversione, e gli amici anche stasera presenti che continuano, e sono anche da ammirare, che continuano a fare una battaglia tutta incentrata sempre a dire la stessa cosa. Ma noi non abbiamo gli strumenti, né ieri non li abbiamo oggi. Allora, il tema che dobbiamo porci tutti quanti all'unità di intenti, che abbiamo cercato di dire anche l'altra sera al presidente Emiliano, però lo dico al mio amico Massimo, evitiamo le bandierine, sia quelle del sindacato, lo dico io, evitiamo le bandierine di partito, perché qua non c'è chi ha torto e chi ha ragione. Qua abbiamo perso tutti, drammaticamente abbiamo perso tutti, hanno perso le associazioni, ha perso il sindacato, ha perso la politica del luogo, la politica nostrana, la politica pugliese, e adesso c'è lo scaricabarile. Talò, il primo che ha combinato il disastro, ok, e poi però dopo Talò quanti ce ne sono? E poi arriveranno anche a chi lo dice, a chi inizia a fare. E allora, cari amici e compagni, adesso noi dobbiamo avere, se abbiamo l'unità di intenti seriamente, senza guardare alle elezioni che sono purtroppo ricorrenti in questa dannata o benedetta nazione, che dobbiamo guardare un po' oltre, dobbiamo avere la forza tutti quanti, una volta per tutte, di rotolare le nostre bandierine di partito e di sindacato e andare a dire finalmente, finalmente, al governo oggi presieduto dal presidente Conte, che guardate, ha fatto una bella operazione, elogiata da tutti, è venuta a fare un'operazione simpatia, un'operazione empatica, io sto con voi, ma per fare che? Lui sta con noi, ma per fare che? Ci ha raccontato un sacco di storie alle persone fuori e alle persone dentro, ha dato la soluzione a quelle di fuori e ha dato la soluzione a quelle dentro. A distanza di 48 ore si doveva far sapere che cosa combinava lui e il suo governo. Siamo a 5 giorni e adesso sembra che il Consiglio dei Ministri, riprogrammato per giovedì e poi venerdì, adesso è slittato alla prossima settimana. Benissimo. Dobbiamo sapere tutti quanti che siccome ArcelorMittal è ancora il padrone, sta saccheggiando lo stabilimento, l'abbiamo denunciato, io l'ho detto a tutti, sta saccheggiando lo stabilimento, si sta portando fuori addirittura tubi mai prodotti da loro, perché loro da quando ci sono non hanno mai prodotto un tubo. E allora chi interviene? Finiamo di dire che il sindacato ha tutto il potere per fermare, per ferire, per dire, per fare, perché il sindacato non ha né una mazza di potere. Il sindacato ha il potere di denunciare e di far rispettare le denunce, e poi manco rispettano, come diceva prima Franco, perché poi si fanno le denunce, hanno le sentenze e non le rispettano, nessuno e nessuno fa niente in questo cazzo di paese. Mi scuso con le donne. Allora, vogliamo essere seri una volta per tutte, e forse l'ultima volta. O noi abbiamo il coraggio di dire che con quello stabilimento non abbiamo più niente a che fare, e forse sarebbe la volta giusta, però dobbiamo farci rispettare, pretendere, ci hanno preso per i fondelli, Taranto va risarcita, ha cominciato a dire il governo Letta, poi Renzi e poi tutti quelli che sono venuti, compreso quello in carica, il secondo. Tanto va risarcita, tanto non può essere risarcita Taranto e la sua provincia con il chiudendo lì e buttando in mezzo alla strada senza nessun tipo di provvedimento né ambientale né occupazionale. Io penso che questo sia il tema che ci deve tenere tutti assieme. Prima di mettere il lucchetto, siamo molto vicini, cari amici e compagni, possiamo e dobbiamo pretendere che il governo, non ArcelorMittal che ha fatto i comodi suoi, non altri che non ci sono, né cordate fantasiose che anche l'altra sera sono uscite alla Regione Puglia, non ci sarà nessuno, perché l'acciaio italiano, così come è messo, non lo comprerà più nessuno, perché costa, e ci sono turchi, cinesi e
più che hanno, ne hanno dato al primo. Il problema è questo. Allora, noi dobbiamo pretendere che un minuto prima che si mette il lucchetto a quello stabilimento, questo famoso piano B che non esiste. Non esiste. Sta nei nostri desideri. Possiamo metterlo in piedi e prima che si mette il lucchetto dire quando e come e dove, come e quando si bonifica? E ce lo facciamo dire e scrivere, non dire, perché per dire ci hanno detto tanto. Ci hanno detto tanto in questi 7 anni, negli ultimi 7 anni. Possiamo dire e pretendere che si scrivano che le persone che vanno fuori da quello stabilimento sociali e indiretti, perché prima gli indiretti è stato detto, lo dico anche io, le prime conseguenze ce l'hanno già, come sempre, quelli più meno difesi, che sono i lavoratori terzi, famosi, li chiamano pure terzi, non ho mai capito perché. Li chiamiamo terzi. Allora, possiamo dire che prima che si mette il lucchetto bisogna avere gli strumenti giusti, adeguati, perché 15.000 famiglie non vanno il giorno dopo in mezzo alla strada senza nessun tipo di tutela? Allora, questo è lo sforzo che dobbiamo fare tutti assieme, una volta per tutte, una volta associazioni, sindacato, politica, almeno quella nostrana. Io non mi aspetto niente dal ministro che viene da Genova, dallo stesso Salvini che fino a 3 giorni fa ci diceva che eravamo brutti e terroni, adesso siamo belli. Allora, io non mi aspetto niente, però una volta tanto possiamo toglierci le nostre maldette e andiamo tutti insieme a pretendere queste cose che sono il vero risarcimento. Il vero risarcimento, se si vogliono risarcimento. Allora, le misure ci sono. Dal 2015 viaggia nei cassetti di una legge speciale per tanto. Benissimo. La facciamo tirare fuori, vediamo cosa hanno scritto. È qualcosa che va finalmente nella soluzione di questo dannato problema? Sì, non è quello. Tutti assieme andiamo all'assalto della Bastiglia. E finiamo, lo dico agli amici che anche stasera ci sono, finiamo ci hanno portato a essere quel che dite di Dio. Tu sei per la salute o tu sei per il lavoro? Mo, l'ultimo 3 giorni, tu sei per lo scudo o sei per lo scudo? Allora, queste storie qua hanno fatto il tempo che erano. Sono pure durate troppo. Se siamo intelligenti, e una volta tanto dimostriamo, perché credo che non siamo fessi, facciamo un'operazione verità e andiamo tutti assieme a farci rispettare. È arrivato, ho detto che il tempo è scaduto, l'ho detto io, per me anche domattina, perché anche domattina si può andare a farci rispettare, ma dobbiamo andare con le carte in regola, non con chi grida, una vuole cotta, l'altra vuole cruda, l'altra vuole una chiusa, una aperta, l'altra tu sei per la salute, ma c'è qualche pazzo che pensa che qualcuno non è per il diritto alla salute? Perché se c'è qualcuno che è, sicuramente non è una persona normale. Cioè, io quando mi hanno fatto queste domande, ho evitato di rispondere. Ma siamo pure a queste, allora finiamola e chiudo. Non ci inventiamo più niente. Perché se non l'abbiamo capito che il lucchetto ce lo stanno mettendo senza darci manco nessun tipo di soluzione, facciamo l'ennesimo errore che abbiamo fatto nel passato. E poi ci ritroveremo a dire, ma forse avevi ragione, avevi ragione tu, non servirà più nessuno, il disastro sarà completo, disastro occupazionale, disastro ambientale, perché una fabbrica chiusa, io volevo dire a quelli di Genova che hanno chiuso 15 anni fa e che continuano a dire che c'è un accordo di programma favoloso, quell'accordo di programma prevedeva il reintegro di 750 persone all'epoca, non è stato, nemmeno uno di loro ha trovato un posto di lavoro. Sono andato, fortunatamente per loro avevano età, sono andati tutti in pensione e l'altro forno che è stato spento, dopo 15 anni stava bello in bella mostra e nessuno ci ha fatto niente. E non dicono niente nemmeno in genere. Allora, se quella è la fine, io preferisco non ci sto a quello. O ci danno un programma serio, che si fanno le due cose,
si fanno, si dà soluzioni ai dipendenti, prima delle ditte a questo punto e poi i sociali, e ci danno un programma serio di come si bonificherà una volta messa in occhietto. Allora questo è il tema. Se ci stiamo, io ci sto. Se dobbiamo raccontarci ognuno chi scappa in avanti, chi è più bravo dell'altro, si può fare pure, però alla fine ci ritroveremo da qua a poco tempo e ci racconteremo che la favola è finita e che abbiamo avuto tutti i torti. Grazie. Però di due minuti ciascuno è giusto prima delle conclusioni dell'assessore Coraggino sentirle, però ripeto, non avevamo previsto proprio perché diventa difficile poi cercare di far parlare tutti e rischiamo poi di arrivare a notte inoltrata. Prego, può venire qui però, altrimenti poi non riescono ad ascoltarlo. Sì, grazie. No, volevo sapere, non rispondo più che altro alla FIOM, volevo sapere più che altro più nel dettaglio, perché la FIOM a quanto pare sapeva già dal 2008 che doveva andare al sole lo stabilimento. Perché quando la famiglia Riva, nella loro relazione con la siderurgia, già sapevano che la famiglia Riva distraeva gli utili per gli investimenti su Genova. Quindi era uno scenario già previsto questo qui. Poi mi scandalizzo anche perché vedo alcuni che continuano a difendere l'operato di, chiamiamolo il padrone, perché ancora attualmente fino al 2023 alzano l'unica attualmente il padrone, è un affittuario, quindi attualmente il padrone è ancora lo Stato. Ritornando poi al discorso, basta con questa macelleria sociale, noi siamo stanchi, vedervi in televisione, abbiamo i segretari nazionali che dicono bisogna dare l'immunità penale a Mitta. Mitta dall'anno scorso ad oggi non ha speso un centesimo, ha fatto solo apprendizzato lo stabilimento. Questa è la situazione, penso che lo sapete tutti. Quindi noi siamo stanchi, vogliamo impedire che tutte le confederazioni, tutte le associazioni prendano un'unica soluzione. Questa è la posizione di tutti, siamo stanchi, adesso siamo sotto campagna elettorale, non vogliamo vedere i burattini di turno che vengono, la trovo io la soluzione. Siamo letteralmente stanchi. Adesso siamo sulla pentola, come si dice a Taranto, sta bollendo. Siamo tra 192.000 siamo a Taranto, per la provincia siamo parecchie persone. Mano a mano, uno alla volta, riusciamo ad arrivare a Roma e blocchiamo tutto il Sud Italia. Siamo stanchi. Bisogna prendere seriamente delle politiche serie. Sentiamo anche la Fandonia che viene da Roma. Dobbiamo aprire l'arsenale. L'avete macellato l'arsenale. Ci avete fatto terra bruciata intorno. Basta, continuo così e ringrazio per l'intervento. Grazie. Mi può presentare? Sì. Gianluca Scacci, operaio Ilva da 20 anni, laminazione a freddo. Grazie. Salve, buonasera a tutti, Moderi Antonio, cassa integrato Ilva. E lascio immaginare. Allora, io mi rivolgo a Antonio Dalò, non perché sono di parte, Antonio, ci conosciamo pure dalla Sifi, ex Sifi e quant'altro. Sono 40 anni che sei qui, 30 anni, voglio 45, benissimo. Io che c'hai un bagaglio di esperienza più di me, sapevamo tutti cosa produceva l'Ilva sostanzialmente, no? Mi rivolgo alle denunce fatte, voglio dire, anche da parte del sindacato, però volendo, ho sentito prima che le denunce fatte che non vanno poi seguite, abbiamo una forza lavoro, abbiamo sempre seguito gli operai dietro di noi, obbligati a stare dietro. Io ho sentito, mi sono fermato a questa affermazione qui, perché mi ricordo sempre che ci sono gli operai che possono far parlare il sindacato, non che non conta niente, secondo me il sindacato conta sempre, contava sempre, però le denunce se non vanno a buon fine, secondo me è come lo stesso che io dico a mio figlio, c'ho un motorino, sta senza assicurazione e tu non esci perché quello è un pericolo senza assicurazione. Io riconosco che l'Ilva produceva e per me è arrivato a un certo punto mi devi fermare, come ti devi fermare con lo sciopero,
o qualcuno non ha voluto, forse sono stati gli operai che non hanno capito quello che dicevo prima. Poi c'è un'altra cosa che mi ritorna in mente pure. Io, se la politica che ci deve seguire è quella di ambiente sventuto, che mi raccapricciano pure certe telefonate dei politici e quant'altro del governatore della Puglia, io è meglio che non vengo seguito da certi politici o da quella politica. Se è una politica sana, costruttiva, a me mi va bene, però di sentire tutte quelle intercettazioni ambientali a me fa veramente male. Fa veramente male perché tutta quella politica marcia mi ha portato a prendere 800-900 euro al mese, cosa mi danna la mia famiglia, e a fare molti sacrifici. I disagi che stiamo vivendo da un anno a questa parte, ci manca solamente la corda che ce la mettiamo al collo ed è finita. E qualcuno ne ha di queste cose, certamente non ho voluto io, perché chi contestava il lavoro con la salute si è ritrovato in queste condizioni, anche perché già partendo dalle selezioni non c'è stata una selezione eccellente da parte di ExxonMittal, e qualcuno penso che non abbia fatto più di tanto anche dall'inizio che è entrato a Arsene. Chiedo scusa, è stato più una ringrazio Antonio, se non fate parlare la gente, assessore, se non fate parlare la gente si allontanerà sempre di più dalla politica e dal sindacato. Ma già una notte facciamo, il problema è che io sono un disano in AS e sono stato messo fuori con dei criteri di merda, Antonio. Vedo state d'azienda, Antonio. Ok? A fare io la distrazione dei vecchi, Antonio, perché è un pezzo di merda che avrei fatto mio. Perché loro hanno fatto la selezione, i capi di parte hanno dato i nomi. Noi abbiamo fatto l'acciaio per tanti anni, abbiamo fatto il PIL dell'Italia. Mo la politica deve dare soluzione, nel senso, voi dovete dare le soluzioni, che dobbiamo fare? Prego, assessore. Va benissimo. Massimo, la politica, il lavoro primario della politica è quello di trovare il lavoro ai giovani. Che va a fare? Che dobbiamo fare? No, io ho toccato 900 euro al mese a pagare, poi sta prendendo vizio. Non davanti al bar, non sto prendendo vizio, alle macchinette. Perché io devo stare occupato, devo lavorare. Tanto è difficile, vedete? C'è l'igiene urbana, è sporco dappertutto, nel nostro paese, pure a San Marzano, a Curzano. Perché il comune non integra 300-400 euro in più e ci fanno fuori dalle strade? Ho fatto un esempio stupido io. Tanto è difficile, eh? Giuseppe, Francesco, ma come funziona? E poi la corruzione. Io mi stavo trovando l'alternativa, e tu lo sai Massimo, pure tu lo sai, Anto, alla fabbrica dal 2010, partecipo a un bando di carne nel mio comune. Giorno 3 febbraio inizia la prima udienza, e gli ho portato il comune di Cortadillo in tribunale, ma a pagare i danni, perché c'è la corruzione nei comuni. Questo è il discorso, Massimo, perdonami, però a chi ha un po' di sangue nelle vene deve parlare, stiamo a parlare, ok? Le soluzioni quali sono? Ci abbiamo il porto, ci abbiamo l'aeroporto, cioè, ci sono le alternative, perché non ci sono le alternative? Il mio punto di vista sull'acciaio è il stesso, un paese importante come la mia Italia, l'acciaio siccome è un prodotto che ancora non c'è l'alternativa all'acciaio, lo dobbiamo produrre noi, nella nostra nell'Italia, poco lo dobbiamo produrre noi. Però non siamo capaci, non siamo capaci. Questo è il discorso. Poco a livello pulito, però, le abbiamo potuto nuovo a casa non ce l'acciaio, ma non siamo stati capaci. Per la corruzione, non parliamo della giustizia, perché tutto lì ci intorno alla giustizia, assessore, chiedo scusa. C'è qualche altro amico che vuole fare delle riflessioni, ma vedo che è lontano da me l'idea di non far parlare. Faccio parte di un organismo che è possibile sempre parlare in ogni momento, quindi voglio dire soltanto che nel momento in cui poi giustamente arriva un certo orario, come tante volte è successo, la maggior parte delle persone se ne va via, e chi in un certo senso deve poter dare anche un suo parere per il ruolo che svolge rischia di parlare poi a nessuno.
questo era il motivo per cui noi avevamo stabilito. L'assessore Mino Porracino. Se c'è qualche altro che vuole parlare, io sono disponibile. Sono disponibile a stare qua fino a lunedì. Grazie, assessore. Io ho sempre detto che la città di Taranto è divisa a metà e purtroppo affrontiamo questa beffa al danno purtroppo divisa. Questa è la verità. Anche l'assemblea di questa sera denota una differenza di posizioni importante che è uscita fuori, è inutile negarlo, anche dalle organizzazioni sindacali. Organizzazioni sindacali che tutte, dal loro punto di vista, ovviamente, e non potrebbe essere altrimenti, perché non c'è l'obbligo del tesseramento, non c'è l'obbligo di lasciare la quota mensile sulla trattenuta sulla busta paga, e quindi è una libera adesione a tutte le organizzazioni sindacali. Noi qui abbiamo invitato le quattro organizzazioni sindacali più rappresentative all'interno del libro. Ce ne sta anche qualche altro, ma ovviamente per motivi di tempo, di spazio, di organizzazione abbiamo invitato le quattro organizzazioni sindacali più rappresentative, che hanno sottoscritto tutte e quattro l'accordo del settembre dello scorso anno, che è un accordo che abbiamo scoperto, ad esempio, che era quasi una strada obbligata, perché a Palazzo Chigi, la settimana scorsa, dove insieme a me c'era Antonio, c'era Fabio, c'era Giuseppe, c'era Franco, stavano tutte le organizzazioni sindacali, abbiamo ascoltato che praticamente la scelta data su Mittal era quasi una strada obbligata, perché qualche rappresentante del governo si è lasciato scappare che di fatto la cordata alternativa non c'era, non c'è e non c'è, tant'è che qualcuno al tavolo ha detto, e allora è stata una gara truccata questa, allora noi ci siamo trovati in queste condizioni dopo 7 anni e mezzo quasi con 6 governi cambiati, governo Monti, governo Letta, governo Renzi, governo Gentiloni, Conte 1 e Conte 2, con 6 governi che di fatto in questo momento, fino a questo momento, hanno soltanto assistito il malato senza fare una cura vera rispetto a quello che era il problema. E il problema lo sappiamo tutti quanti, non era il tema degli esuberi che è stato posto in questo momento da Mittal quasi come scusa per poter andare via. Il tema fondamentale in questi anni, che tutti finalmente hanno avvertito, a partire dagli operai che sono stati i primi ad avvertirlo, perché ovviamente gli operai lavorando là dentro sono i primi che si ammalano rispetto a chi sta un metro fuori dalla fabbrica, anche chi abita nelle case attaccate del quartiere Tamburi sta un secondo dopo rispetto a chi invece sta a contatto per 8 ore e spesso anche più di 8 ore. Hanno avvertito che il problema fondamentale è il problema ambientale, e sul problema ambientale tutti quanti hanno sempre picchiato, perché abbiamo quasi stupidamente tutti quanti risposto alla domanda: viene prima il lavoro o viene prima la salute? E tutti ci siamo affannati dietro a questo interrogativo, senza mai affrontare realmente. Oggi, però, al di là degli sforzi giusti e sacrosanti, noi abbiamo l'obbligo, perché oramai siamo veramente, oggi non è che come spesso si dice, questa è l'ultima partita, questo è l'ultimo minuto, questa è l'ultima. Cioè, oltre a questo io non so che cosa può accadere. Io ovviamente non sto nella fabbrica, ma ascolto gli operai, ascolto i rappresentanti sindacali che ci passano
la stragrande maggioranza della loro vita là dentro, e dicono che tra qualche giorno davvero si corre il rischio di non poter più avere un rimedio, con il fatto che ci troveremo con 15.000 lavoratori, perché non sono soltanto i lavoratori diretti, non è soltanto l'indotto, ma ci sono anche, ad esempio, un tema importante che è stato posto l'altra sera dopo la riunione che abbiamo avuto con i sindacati. Abbiamo incontrato i rappresentanti delle imprese, ci sono, io non sapevo, che ci sono quasi 750 persone che lavorano tra i trasportatori, che hanno come monomandatario l'Italia. E poi ci abbiamo altre 200-250 persone che lavorano nelle officine in tutto il mondo che gira attorno per far lavorare i trasportatori. E quindi sono altre 1.000 persone. Qui parliamo alla fine di circa 15.000 lavoratori che rischiano fra qualche giorno di perdere il lavoro in una situazione ambientalmente compromessa e che stiamo pagando, che continueremo a pagare per molti anni ancora sulla nostra pelle, sulla pelle dei nostri ragazzi, delle nostre persone di qualsiasi età, perché è ovvio che fa più notizia e fa più male vedere un bambino che muore, se non altro per le aspettative di vita. Ma muoiono persone di tutte le età, muoiono persone di 50 anni, di 40 anni, di 10 anni. Allora, rispetto a questo, oggi noi abbiamo un elemento importante, perché Mittal è chiaro a tutti che ha deciso di andare via e sta avvelenando i pozzi rispetto alla sua fuoriuscita. Allora qui nessuno si, e vi prego di, come dire, di seguirmi su questo punto, qui nessuno si innamora al tema della gestione pubblica, perché sappiamo che ci sono gestioni pubbliche che non funzionano come ci sono gestioni private che non funzionano. Il tema fondamentale è però che se questi vanno via, e questi posso anche sbagliare, ma dalle notizie, dalle riunioni che sto vivendo quasi quotidianamente a Roma, a Bari, a Taranto, in tutti i posti, questi è chiara la percezione che vanno via, nonostante qualcuno voglia ancora attardarsi. Diciamo, uso una cosa fuori dal coro. In questo momento Conte è il nostro premier, è la persona più, come dire, più amata per l'operazione simpatia che ha fatto, per l'impegno che ci sta mettendo. Io però mi permetto di dire, fuori dal coro, che sta sbagliando a continuare a pensare di inseguire in questo momento, come ha detto a Palazzo Chigi e come mi pare che ha detto anche a Taranto, che ancora dobbiamo spingerci a parlare con l'Italia. Ma nel momento in cui questi hanno presentato l'atto di recesso, nel momento in cui stanno facendo quello che stanno facendo e ce lo stanno dicendo gli operai, ma che cosa devono fare più questi per dimostrare che non sono più intenzionati a stare qui? E allora noi dobbiamo studiare nell'emergenza immediatamente una gestione che deve mettere nelle condizioni e che almeno per i primi mesi, per i primi tempi, non può che essere statale, e deve pensare a traguardare un nuovo obiettivo, perché io la dico come la penso e l'ho sempre detto e lo continuerò a dire, assumendomi le mie responsabilità, che fermo restando ovviamente il rispetto del piano ambientale e di tutte le 37 prescrizioni che erano contenute da anni e che poche ancora sono state attuate, fermo restando quelle prescrizioni che è il Vangelo, che è il DNA, che è la cosa che bisogna rispettare, alla fine però in uno Stato come quello italiano un'acciaieria è necessaria che ci debba essere, e se qualcuno pensa che soltanto con il turismo, con l'agricoltura noi possiamo far vivere questa comunità, sbaglia, è un errore fondamentale. E io da assessore allo sviluppo economico, ma anche prima che di assessore allo sviluppo economico, ho sempre detto, anche quando c'è stato il consiglio monotematico sull'ILVA e ci sono gli ordini del giorno presentati che sono atti scritti e che sono lì a verbale, e c'erano molti rappresentanti sindacali oggi presenti, che erano presenti quel giorno in cui il consiglio regionale abbiamo affrontato il tema della discussione sull'ILVA, io ho sempre detto che la fabbrica non va chiusa, la fabbrica ovviamente non può continuare a produrre in questo modo, ma la fabbrica non va chiusa. Allora, rispetto a questo però, che forse sono questioni di buon senso, noi che cosa possiamo fare? Innanzitutto è ovvio che
tanto di cappello alle amministrazioni comunali, al protagonismo dei sindaci che si sono messi la fascia l'altro giorno quando è venuto Conte e si sono presi anche le proteste di alcuni cittadini, perché è legittimo protestare, è giusto protestare. Al di là del protagonismo dei sindaci, al di là della battaglia importante che fanno i rappresentanti sindacali, ognuna con la propria posizione, al di là di quello che può dire la Regione, è chiaro che il pallino oggi più che mai è in mano al governo, perché sappiamo che la decisione non può che prenderla al governo. Noi che cosa possiamo fare e che cosa possiamo dire al governo? Proviamo ad introdurre elementi che da un lato possono mettere in sicurezza il salvabile, perché io ricordo a tutti quanti che oggi ci sono 15.000 lavoratori e se per incanto dovesse chiudere domani mattina la fabbrica, non è che noi ripuliamo tutto quello che c'è nella città di Taranto e quindi con il sacrificio di 15.000 lavoratori bonifichiamo come per incanto la città di Taranto, perché sappiamo molto bene che questo non è. Sappiamo molto bene l'esperienza di Bagnoli che cosa ha significato. Sappiamo molto bene che per avviare una bonifica anche di una fabbrica dismessa ci vogliono risorse ingenti, ci vogliono piani che non si possono attuare soltanto con la fabbrica chiusa. E quindi questa è la cosa che noi dobbiamo chiedere al governo. Dobbiamo chiedere al governo di mantenere aperta la fabbrica e di pensare da un lato a soluzioni per mettere sul mercato la fabbrica e dall'altro ad attuare il piano ambientale, cosa che voglio ricordare, l'amministrazione straordinaria non ha fatto perché ha vissuto quella fase come se fosse una fase temporanea, una fase in cui si doveva aspettare qualcosa e ha prodotto danni, ha continuato a produrre danni irreparabili, con l'aggravante che mentre oggi noi ce la possiamo prendere con Mittal, con un'azienda privata, lì ce la dovevamo prendere con noi stessi, perché quella gestione, la gestione dello Stato, lo Stato siamo noi, lo Stato è la nostra rappresentanza, è la classe dirigente che è eletta dai cittadini, che è stata di nuovo eletta un anno e mezzo fa. E allora rispetto a questo, ci possiamo fermare a questo? No, possiamo provare a fare altro. Giustamente l'ultimo intervento dell'amico che è intervenuto, che se non mi sbaglio era di Grottaglie, ha detto ci sono altre soluzioni. È chiaro, ci sono altre soluzioni, ma quelle soluzioni che abbiamo oggi, che rappresentavano, per esempio parlava delle infrastrutture, il porto, il lancio di quello che ci può essere per l'aeroporto di Grottaglie, ovviamente non basterebbe minimamente a pensare a nuove forme di investimento. E allora su questa cosa io ho chiesto al abbassatelo però il volume di chi sta, registrando, voglio dire, oggi personalmente ho scritto al Premier Conte, anche perché abbiamo la diretta stessa, ho scritto al Premier Conte e ho detto, visto che abbiamo la zona economica speciale che sulla carta potrebbe prevedere nuovi investimenti, ma per come è fatta oggi la zona economica speciale non ha grandi capacità di attrarre nuove imprese al di fuori del tessuto tarantino. Allora, ad esempio, ho chiesto a nome del governo regionale di inserire l'esenzione totale dell'IRES e dell'IRAP per 10 anni per poter rendere più attraibili gli investimenti che possono arrivare sul nostro territorio. E ho chiesto anche un altro elemento importante, che è quello, ad esempio, per il motivo per cui molte imprese non vengono ad investire in Italia meridionale, che è quello della difficoltà dell'andare a riscuotere i crediti, con cause e con periodi lunghissimi, anche presso il cosiddetto Tribunale delle Imprese. E allora ho chiesto anche qui una velocizzazione particolare per poter rendere più attraibile le imprese che possono venire ad investire qui nel nostro territorio. Queste soluzioni possono bastare, ovvio che non bastano, ma quantomeno incominciano ad introdurre un elemento importante, così come ad esempio sul tema sanitario il Ministro della Salute ha ipotizzato interventi straordinari per quanto riguarda il territorio di Taranto. Provare, vale a dire, a rispondere a quell'appello che ha fatto il Premier dicendo proponete soluzioni
per fare un cantiere Taranto, per fare qualcosa di particolare su Taranto. Ovviamente in questo momento però l'invito che io lancio è quello di provare a restare uniti, perché dividerci e fare la guerra o tra le sigle sindacali o tra pezzi della politica o tra istituzioni contro altre istituzioni non fa altro che dividerci. Oggi il nostro alleato maggiore, ad esempio, in questo momento non può che essere il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il senatore Mario Turco, non soltanto perché è di Taranto, non soltanto perché fa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ma anche perché lui ha la gestione di alcuni fondi importantissimi per la gestione della cittadinanza. Attenzione, Mario Turco non è del mio partito, non sto facendo la sponsorizzazione ad una persona che appartiene al mio partito, però è il dato di fatto. Oggi la regione, ad esempio, il comune di Taranto, i comuni insieme al governo devono provare a tenere un'unica soluzione, perché oggi qui non si tratta di mostrarsi il più bello, di mostrare la bandierina. Dobbiamo provare, anche nella differenza delle nostre visioni, e so che ce ne stanno nelle istituzioni, ce ne stanno nei partiti, ce ne stanno nei sindacati, ce ne stanno fra gli operai che hanno visioni differenti uno contro l'altro, ma in questo momento, se noi non abbiamo la capacità di stare uniti, noi continueremo a morire e continueremo a perdere i livelli occupazionali in questa città, saremo sbeffeggiati. Questa è la speranza che noi abbiamo. Io mi rendo conto che è complicato, è difficile, e quando abbiamo deciso di fare questa iniziativa, per la verità la scelta l'ha avanzata Stefano Fabiani, che ha chiesto a me, a Massimo Serio, ve la sentite di fare l'iniziativa? Certo che ce la sentiamo di fare l'iniziativa, sapendo che avremmo preso critiche, sapendo che avremmo subito anche eventualmente insulti, perché basta che tu scrivi qualcosa sui social, sull'Ilva, immediatamente sei attaccato da una parte o dall'altra. Però rinchiudersi e mettere la testa sotto la sabbia non serve a nessuno. Io personalmente mi sono sempre esposto. Quando c'è stata ad esempio la vicenda dei lavoratori in amministrazione straordinaria, io personalmente sono stato in tribunale, sono stato 2 giorni in tribunale con quei lavoratori. E chiaramente in quel momento ti rendi conto e stare lì non è il fatto che io sto là perché sono amico dell'USB, perché a me dell'USB non me ne fotto un cazzo, come non me ne frega delle altre organizzazioni italiane. Io ero lì perché serviva in quel momento far capire ai lavoratori che le istituzioni in quel momento, quando loro stavano esercitando un diritto che il tribunale ha riconosciuto una volta tanto, le istituzioni erano vicine, e oggi questo noi dobbiamo fare. Poi critichiamoci, facciamo quello che vogliamo, ma in questo momento dobbiamo restare uniti, e ogni volta che c'è un'iniziativa, dopodomani ci sarà il Consiglio Comunale Monotematico a Massata, comune ancora più esposto rispetto a quello di San Giorgio, e noi saremo lì, saremo presenti. Ogni volta che c'è una manifestazione dobbiamo provare a restare uniti, dobbiamo provare a difendere questa vicenda, altrimenti noi saremo più deboli, e la debolezza delle istituzioni, della politica, dei sindacati non portano bene alla città di Taranto e ai figli della città di Taranto. E quindi io l'invito che vi faccio è questo: restiamo uniti, stiamo insieme, perché dividerci non serve a nessuno. Io ricette non ne ho, quello che potevo fare l'ho fatto. Oggi ho scritto questa lettera accorata al Presidente del Consiglio per provare a far capire che c'è una possibilità differente, ma mi rendo conto che se anche quelle misure che io ho chiesto dovessero essere accettate con la decretazione d'urgenza, con l'articolo d'urgenza, con l'articolo 77 della Costituzione, mi rendo conto che i risultati non ci sarebbero domani mattina, non ci sarebbero fra un mese. È un percorso lungo, è un percorso che, se dobbiamo raccontare la verità, e ce la dobbiamo raccontare, è un percorso che ci vorranno anni per mettere in campo, per provare ad avere uno sviluppo differente alla città di Taranto. Ma in questo momento lo dobbiamo fare.
avendo un obiettivo prospettivo, ma nello stesso tempo dobbiamo pensare all'immediato, dobbiamo pensare alla questione attuale e su questa dobbiamo concentrarci, restando uniti e facendo un fronte comune fra tutti quanti. Grazie.